Buongiorno a tutti, oggi abbiamo l'onore di intervistare Sua Eminenza il Cardinale Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, a proposito del suo nuovo libro Che cos'è l'uomo? Sentimenti e legami umani nella Bibbia, che abbiamo il piacere di presentarvi sul sito libreriacoletti.it. Microcosmo del sentire ed universo dei legami, questi sono i due poli intorno ai quali si sviluppa il suo libro. Lei li sviscera a partire dal dato biblico. Riassumendo, è possibile delineare un'antropologia biblica che sia capace di dire qualcosa anche alle scienze umane? Io penso che sia possibile rispondere a questa domanda che peraltro è particolarmente impegnativa perché tutte le volte che si cerca in qualche modo di delineare una grande figura culturale della tradizione, cioè un testo importante, decisivo, bisogna sempre ricordare che esso non è soltanto in sé, ma anche nella sua comunicazione, cioè nel suo sviluppo, nell'influsso che ha avuto all'interno della storia. Pensiamo che cosa ha significato l'Odissea per la cultura occidentale e pensiamo appunto cosa significhi la Bibbia. È difficile perché la Bibbia è ininterrottamente presente, vigile quasi, e ha un'insonne presenza all'interno della storia della cultura occidentale. Io penserei su che una figura, modello come quello antropologico proposto dalla Bibbia, ci siano due elementi in questo modello da sottolineare. Da un lato, certamente la dimensione della libertà. Difatti, subito la rappresentazione iniziale è quella dell'uomo solitario all'ombra dell'albero della conoscenza del bene e del male, di un evidente simbolo morale in cui l'uomo deve compiere una scelta, una decisione, ricevendo la morale o costruendola da sola, strappandola da solo, e dall'altra parte il tema della relazione. Infatti, ancora in questa rappresentazione iniziale delle scritture, l'uomo non è un essere solitario, anzi, l'ominizzazione avviene attraverso una serie di tre relazioni: verso l'alto, nei confronti di Dio, da cui riceve il respiro della vita e della coscienza, verso il basso, gli animali, la materia, il legame quindi con il lavoro, la scienza. E soprattutto il punto terminale, quando orizzontalmente, gli occhi negli occhi, incontra la sua donna, cioè il simile. Ecco, queste due componenti io ritengo che siano ancora fondamentali per l'antropologia contemporanea. Sentimenti e legami umani che, come lei avverte, non sempre sono positivi. L'umanità che emerge dalle sacre scritture spesso è violenta e negativa, penso in particolare al Salmo 108. Crede che la pagina sacra metta in guardia dalla negatività insita nelle pieghe dell'umano o ne offra una chiave ermeneutica? Dobbiamo sicuramente ricordare che le scritture, proprio perché sono costituite da 73 libri, hanno prospettive molteplici nell'esaminare la realtà. Soprattutto c'è però un filo conduttore che le unisce e questo filo conduttore permette di rispondere a questa domanda. La Bibbia dà un giudizio etico? O la Bibbia è un'interpretazione di senso ultimo della realtà. Dobbiamo riconoscere che entrambe queste cose sono presenti, ma questo filo soprattutto ce lo illumina, ce lo illustra. Il filo è quello della storicità delle scritture. Chi evidentemente comincia a considerare la rivelazione ebraico-cristiana, la rivelazione biblica, deve subito affermare che è una rivelazione storica. E in questo si distingue, per esempio, dalla rivelazione musulmana. Il Corano, di sua natura, come è anche nel racconto della sua comunicazione, è qualcosa che scende dall'alto, che viene posto persino scritto su un feltro sulla bocca del profeta, di Mohammed, di Maometto, il quale lo riceve dall'alto come teorema intangibile, come verità intoccabile, come elemento trascendente purissimo. La rivelazione invece ebraico-cristiana è la presenza di un Dio che si rivela, che si manifesta, come questo deve essere in ogni religione, ma nell'interno del crocevia della storia, passando attraverso le vicende umane. E potremmo dire che è quasi all'angolo
della strada e all'angolo delle case. Chagall, in questo senso, rappresenta molto bene questa tipologia della rivelazione biblica, quando mette Mosè che incontri nella piazza dello Shtetl, il villaggio mitteleuropeo ebreo, gli angeli che escono dai comignoli, Davide che veleggia per l'aria, cioè del villaggio sempre, della realtà quotidiana. Nella realtà quotidiana si innesta questa parola. E allora a questo punto si riesce a capire come, da un lato, è certamente il tentativo di mostrare un senso, un percorso, questa storia dove va, anche se è realisticamente grondante miseria, violenza, e dall'altra parte e si è del tutto indifferenti di fronte a questa tragedia, con la voce per esempio dei profeti o dell'etica sapienziale che ininterrottamente ricorda: sì, tu devi portare la storia verso un senso, la devi portare con Dio, come? Con la tua conversione. Non per nulla non dimentichiamo che la prima predica, così per così dire, di Gesù nel Vangelo di Matteo ha solo due parole: il regno di Dio è vicino e convertitevi. La conversione è un appello etico che viene rivolto perché il regno di Dio, che è la storia, si realizzi.